Leo Gullotta, Caterina Balivo ospita nel suo salotto di Vieni da me, il famoso attore e comico ricorda la sua famiglia e la sorella scomparsa presto. Leo Gullotta è l'ospite nella puntata di oggi di Vieni da me. Il programma di Caterina Balivo di Rai 1, come sempre, tiene compagnia ai telespettatori nel primo pomeriggio. Nella casettiera, il gioco cardine del programma, scopriamo alcuni lati della vita artistica e personale di Gullotta. Vieni da me, Gullotta e la sua carriera lavorativa. Commentando il bagaglino, Leo Gullotta parla di Oreste Leonardo. Era un meraviglioso attore, interpretava personaggi lontani da sé, era un fine umorista. Difetti? Sai, noi eravamo molto amici, abbiamo lavorato per anni insieme. Diciamo che era come un bambino vestito da orco, ma era un gioco in punta di penna. Caterina Balivo con fast forward alcuni sketch in passato del bagaglino e Gullotta commenta con gioia. Sono stati anni di duro lavoro, ma di grande soddisfazione da parte del pubblico per 20 anni. Leo Gullotta e il ricordo della sorella morta. La curiosità è un elemento distintivo, già da bambino. Leo Gullotta racconta così un po' della sua vita nella Catania del tempo. Nella vita bisogna avere curiosità perché così si hanno più frecce nella propria baretra da poter sparare. Quando ero piccolo a Catania curiosavo dappertutto. Mia mamma era una generalessa, aveva il comando della casa, poi con 6 figli. Una delle mie sorelle però ci ha lasciato purtroppo troppo presto per un'embolia. Allora non c'erano gli strumenti medici per salvarla. Lei cantava la Via Rose in continuazione, che è rimasta così nel nostro cuore come un ricordo di lei. Subito dopo chiama Gianni, fratello di Gullotta, che ricorda così il grande cuore del fratello.